Antonio Tagliaretti è stato un cittadino molto impegnato per il quartiere di Pernate, tant'è vero che proprio dietro di noi c'è il Parco della Mora che lui nel suo mandato quando era presidente di quartiere ha fatto realizzare. È sempre stata una persona attiva che credeva in questo territorio e questo di oggi mi sembra il giusto riconoscimento a una persona che è sempre stata attenta e alle questioni che riguardano la frazione di Pernate. Ancora oggi se lo ricordano i dipendenti della SUN, soprattutto quelli più anziani, per il suo impegno che ha dato per questa azienda nei suoi 5 anni da È stato consigliere della 25 SUN. anni, dal 75 o anni prima, alla sua dipartita, impegnandosi per la frazione, prima come consigliere spontaneo dei quartieri, poi come presidente, poi come consigliere comunale. Il merito che ha avuto è aver partecipato, sotto il suo carattere magari un po' burbero, ma con un cuore d'oro, all'attività della popolazione, prima come organizzatore e anche come gestore dei centri estivi della parrocchia Re. Per 2 o 3 anni ha svolto un'attività di cuoco su per i giovani di Pernate. Altro abbiamo fatto, sì, in quel periodo c'è stato anche il Parco della Mora, che lui è stato attivista per poterlo realizzare. L'idea nel 2003 è venuta da me e dal Consiglio di quartiere di dedicare qualcosa all'Antonio Tagliaretti. All'inizio si era pensato di qualche zona verde, ma le zone verdi a Pernate sono talmente poche che si è ripiegato su questa zona molto frequentata e che poteva essere intitolata ad Antonio Tagliaretti solo dopo 10 anni dalla sua morte. Oggi per me è una soddisfazione veder realizzato questo mio sogno che del 2003 giaceva nel L'inaugurazione di cassetto. questa targa, ricordo di Antonio Tagliaretti, che è stato un pernatese davvero benemerito, come la targa ricorda. Mi sembra voglio sottolineare due cose. Da una parte l'affetto della comunità, di una piccola comunità all'interno di una città, per chi ha lavorato per la comunità stessa, e dall'altra la capacità attraverso questo segno di perpetuare il ricordo. In fondo io credo davvero che valga anche il famoso verso di Foscolo: sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dall'urna. Questo benemerito pernatese ha lasciato eredità d'affetti, ma eredità di servizio alla comunità e alla cittadinanza. Questo deve essere il segno del ricordo. Marito era una persona onestissima e per le Pernate ha messo tantissimo entusiasmo e a volte anche ci rimetteva di tasca sua, gli dico la santa verità. E certi politici hanno fatto i soldi con la politica, lui invece si è fatto i debiti, e lo dico io. Oh, io sono molto contenta, sono commossa di questa cosa, che hanno capito che persona era e altro non saprei cosa dire. Io ringrazio tutti per quello che hanno voluto fare.